veloce, perché se no, se sei maestro con gna, mi picchia tutto. Cavoide su! Sono su Cocoon. Ho visto una donna chan molto kawaii cui gna. Ma gna. Gna. Wow, è una cosa stranissima. E poi mi sono sentito molto strano. Ma cos'è questo sentimento che sento nel mio cuore kun chan gna? Sono su Cocoon. Si chiama amore. Kawaii desu. Ma cos'è l'amore? È quando due persone si vogliono tanto bene e poi fine. Oh! Ma come faccio? Come cosa mi dici? Ma almeno sai come si chiama questa donna, Chan? No, Chan. Se vuoi ti porti a vederla però. Va bene, andiamo a vederla, ti aiuto io a rimorchiare. Vai, grazie. Vai, voglia! Forza, andiamo tutti! Boh, sono 4 anni che non vado a scuola, chissà com'è. Ma davvero, volete i libri? Cos'è un libro? Ah. Ok, allora guarda, è qua dietro, ora te la faccio vedere. Oh, what's this? La donna Chan degli unico Sasuke. Cazzo vuoi tu? No, Riku-kun! Sei troppo gay tu per parlarmi, eh? Dai! Riku-senpai, ma chi era quel tizio brutto e cattivo di prima? Era Piro Pippo-kun, il nuovo ragazzo venuto dall'Italia. Cosa? Il Giappone accetta anche persone dalle altre nazioni? Ma infatti, ma io capisco, cioè, che fanno schifo le persone delle altre nazioni. Ma appunto, ma che anime del cazzo è? Cioè, voglio dire... Ma come posso fare per sconfiggerlo? Ci stavo provando con quella che mi piace, Chan, Kun. Non lo so, da quando è arrivato ha fatto piazza pulita e ce le ha tolte tutte. No, ma devo provare qualcosa. Per favore, insegnami. Ok, e quando? Incontriamoci dopo scuola. Va bene, va bene. Ah, e allora è questo l'indirizzo di Riku-kun. Ma guarda caso, è anche casa mia, cioè il mio Nichan, me l'ero scordato. Ciao, tu chi sei? Ma Riku, sono io! Sasuke! Ah, ok. Riku-senpai, perché mi hai detto di venire qui oggi? Perché ho un piano. Noi ci alleneremo e diventeremo più grossi di Pippo-kun. In che senso? Te lo faccio vedere io in che senso. Ma quindi cosa devo fare per impressionarla? Vedi Sasuke-kun, le donne sono esseri molto stupidi. Mm-hmm. Prima di tutto devi dare il pugno in faccia. Ma la cosa più importante è che ogni uomo può superare i propri limiti, proprio come Pippo-kun. È vero. Non hai visto quanto era grosso, ovviamente, lui. Ma non è forse per gli esercizi in palestra? No, cioè, quelle sono tutte, cioè, scemenze. E perché ha superato i propri limiti? Ma come si fa a superare i propri limiti? Ci alleneremo insieme. Sì, non vedo l'ora di diventare più forte
e fare i chiappetti culo a Pipiriti Cucucun. Io faccio il fortissimo! Yeah! A te la sto 440 pressioni di più! Vai! Fai cambiare la faccia malissimo! Bravo, è così che si fanno! Bravo Sasuke-kun, finalmente hai superato il limite. Cosa? Adesso potremmo sconfiggere Sprat-kun. Sì, io me lo sento. Ho raggiunto un livello di potenza fortissimo. E ora potrò vendicarmi, potrò vendicare la mia amata. Sì! Sì, mi sento prontissimo. Sì, ce la posso fare, Riku. Io me lo sento, io c'ho la forza. Ma tranquillo, Sasuke. Nel caso qualcosa dovesse andare male, ho un'arma segreta che ti darò al momento giusto. Grazie, Riku Senpai, sei sempre quello su cui posso regalare, On. Ed ora andiamo e sconfiggeremo il male di Pizza Puzzo Kun. No, Speed Lake. Sì, lui. Andiamo! Sì. Cosa stai facendo tu con la donna dei miei sogni? Me la scopo fra poco. No, non lo permetterò questo. Vieni qui e combatti da uomo. Ah, certo. Ah, è tutto qui, tutto quello che vuoi fare, eh? Ah, ah! No, non è tutto qui. Cosa? Ha superato anche lui i suoi limiti! Non è possibile! Devi ucciderlo! Lui distruggerà il mondo! No! Ma non sono abbastanza forte! Prendi la mia arma! Era nascosta bene! Ma è la pistola, quella con cui mi hai allenato! Sì! Ho capito ora! Grazie, Riku! Ti vendicherò! C'è un'altra cosa che devo dirti! Cosa? Questi non sono i miei veri capelli! Ora ho capito tutto. So come sconfiggerti. Ti vendicherò, Riku-kun. Tutti quegli anni di allenamento che abbiamo passato insieme, anche se erano pochi minuti. Io ho capito cosa intendevi. Ora so come sorpassare veramente il mio limite. Con l'unica cosa che mi hai insegnato. Ok. Ah, va bene. Io ho scoperto cosa intendeva veramente il mio maestro Senpai. Io non permetterò che tu distrugga ancora le vite di giovani donne come questa bellezza. Io non lo permetterò più. E per questo ho superato i miei limiti, ancora più limiti. E ho evocato il mio stand Riku secondo. Vai Riku! Sì, è qui, è giunto il momento. Io so che lo sconfiggerò. Vendicherò il mio Riku, Riku Senpai-chan. Ti vendico tutto e anche di più. Sì, io devo farcela.
devo credere in tutto nel mio stesso. Io sono fatto per vincere questa. Vai, Rico, secondo, massima potenza! No, non ti permettere! Non ti permetterò di fare questo! L'unica persona che amo! Cosa posso fare? Pensa! Ah, sì, ho capito, sta collaborando con me! Lo sta distraendo, ti va a approfittare! Questo è quello che ti becchi per aver fatto tutto quel male a mio amico e di avermi voluto rubare la ragazza. Io non ti perdonerò più. F. Hey là, baby. Sono un lesbico. Un uomo e non ti amo. Pelato. È lesbica. Ma io ti amo, era tutto un piano per farti ingelosire. Oh, pizza e porzolino con... Non mi chiamo così. C'è pane in scena! Oh, what's this? Che cazzo? È tipo cool. Ma chi era quello? Cazzo. Riku senpai? Ma chi era quel tizio di prima, cattivo, brutto? Era Piro Pircucun, il nuovo ragazzo venuto dall'Italia. Riku senpai, perché hai merito di venire qui? Il mio piano è che ci alleneremo e ammazzeremo. Si chiama... sono esausto. Bravo Sasuke-kun, sono fiero. Vai a centro Pokémon. Oddio, sono esausto. Bravo Sasuke-kun, sono fiero. Ah, perché c'è la mia? Ah, sono sfinito, mia. Bravo Sasuke-kun, finalmente ce l'abbiamo fatta. Cosa? Hai superato il limite. Davvero? Adesso potremo... Porco di... No, cioè... Saluto! Parasi più forte, picchia! Qualcuno mi ferma e faccio... Zitto! Se mi fermo e faccio... Wow! Stop! Ho capito! Si sta lì! Non si sentiva! Sì, cazzo! Ma sì, ora ho capito! La ragazza ha capito che cosa sta per succedere! E sta collaborando anche lei!
Ah, lo sta tenendo distratto. È l'ora di fare ciò che deve essere fatto. Yeah, yeah.